Io fino a qualche anno fa, alla domanda perché non sei mai fidanzato, perché non sei sposato, perché alla fine mi piaceva anche fare questo tipo di discussione, così adesso invece rispondo tipo così, non ho trovato la donna giusta, cioè concludo velocemente, non ho voglia di discutere. E quest'estate un ragazzo, che è un amico, alla domanda, ma tu non hai figli? No, ma non ne farai mai? O ti piacerebbe? Una ragazza chiedeva questo qua. Sapete che c'è un'età nelle donne in cui l'orologio biologico spinge, e quindi è la seconda domanda che ti fanno per capire, perché se non vuoi avere figli sei scartato nel test, no? Allora, ma tu hai figli? No, ma ti piacerebbe in futuro averne? No, 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 esatto, tipo come te adesso. E la domanda, ma perché? Di solito uno dice, ma non mi sento maturo. Io perché sono un egoista di merda, cioè a me non me ne frega Ecco. niente. La risposta è stata così: sono un egoista, non me ne frega niente, cioè io non voglio avere a che fare, non voglio andare lì, cambiare i pannolini, sentirli piangere, essere responsabile, portarli a scuola, non me ne frega niente, io una vita c'ho, io sono egoista, mi concentro su di me. Fine. Insomma, mi ha fatto molto ridere, qua qualcuno ha fatto molta tristezza, però insomma è stato molto onesto. Ma a proposito di egoismo invece, qualcuno sta facendo il doppio gioco, cioè la mattina viene in radio qui e fa il programma e bla 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 e si è fatto fare i pupazzetti da mettere in tutte le cartolerie e i negozi. Bello, è un po' egocentrico, esatto. Poi nel pomeriggio, quando io sono sul set a girare il film a Torino, lui zitto zitto di nascosto fa i provini per i film, ok? Quindi lui con Gundalf si chiamava il tuo amico, Gandalf. Beh, vabbè, io non lo conoscevo, scusami. Gandalf il bianco, sei andato nel castello del cattivo a fare il provino. Però Bravo! hai sbagliato il finale del Signore degli Anelli. Che il Signore della Terra Nera venga avanti! Oh. Ecco. Che giustizia sia fatta su di lui! Sì. Cosa commenti tutto? Aspetta, paura di lui! Shh. Non è il tuo momento, in sceneggiatura non c'è scritto che devi parlare. Il mio padrone Sauron il Grande vi porge il benvenuto. Silenzio! Silenzio! Vi è qualcuno in questa folla con l'autorità di trattare con me? Io spiego. Silenzio! Va bene. Stai zitto. Ho un pegno che mi è stato ordinato di mostrarvi. Sappiate che ha sofferto grandemente per mano di chi l'ha ospitato. Ma come? Cattivo! Brutto! E chi è costui? Io, Super Spank! L'erede di Isildur. Eh? L'erede di Isildur. Eh? Poi va te! Esci un cazzo. Per fare un re non basta una lama elfica spezzata. Beh! Ecco! Vabbè, ma scusami! Conclusione delle trattative. Spank, bravo! Io non ci credo! Io forte. Ma io non l'ho visto il Signore degli Anelli, non so esattamente così. Però non credo ci fossero già le pistole. Perché? No. Cioè, ma è un provino e non conosci neanche il contesto, il sottotesto della sceneggiatura, scusami. Io forte. Vabbè.